Giovanna, tu da sempre credi nelle possibilità di questa squadra, nel valore di questa squadra, lo dici sempre, è chiaro che crederti dopo la partita con Monza risulta un pochino più difficile. Questa sera invece avete giocato bene, io direi tu e Neriman Ozoi le punte però di una squadra che è girata complessivamente veramente ad alti livelli, ad alti giri. Sì, come ha detto Marco, la partita di Monza ci è stata una bella risvegliata per come non comportarci, come non fare e non giocare. Io non la dimentico, ma non voglio neanche ricordarmela più di tanto, perché una prestazione del genere, così brutta, veramente non serve a niente ricordarsela. Oggi abbiamo giocato bene, abbiamo sempre cercato di trovare la soluzione per qualsiasi roba che faceva Novara e soprattutto le cose che magari nelle partite precedenti non giravano, che era muro e magari ogni tanto difficoltà in difesa, oggi sono girate e andava molto molto bene e abbiamo messo in difficoltà Novara. Io comunque credo ancora sempre di più in questa squadra, abbiamo dimostrato che riusciamo, ce la facciamo e come ho detto e come sto ripetendo da mesi, questo è un campionato tostissimo, si può perdere contro tutti come si può vincere contro tutti, però se non si gioca all'altezza non c'è niente da cercare in campo. Oggi eravamo all'altezza maggior parte di tempo e siamo state brave a portare punti a casa. Ora naturalmente vi servirebbe continuità, perché durante la stagione in realtà dei picchi, soprattutto contro le grandi squadre, l'avete avuto, avete dimostrato il vostro valore, però non siete riusciti a mantenerlo per alcune partite consecutivamente. Ora tra l'altro avete anche le occasioni, perché ci sono delle partite particolarmente importanti tra Champions League, Campionato e Coppa Italia. Sì, non è mai facile giocare sempre allo stesso livello, senza alti e bassi, soprattutto perché ci sono diverse cose in corso a cui noi dobbiamo adattarci in giro di 2 o 3 giorni, che non è facile veramente, e questa squadra però deve rendersi conto che non siamo l'unica squadra al mondo che ha questa difficoltà e che anche nonostante stanchezza, dolori, quel che c'è, che non possono essere scuse, bisogna sempre guardare avanti e cercare di vincere e non mollare mai e dare il meglio di noi anche quando siamo stanchi, doloranti e altre cose. Quindi guardare sempre avanti.